Mattia, altri 3 punti importanti per il Rimini, meritati dopo una prestazione comunque tosta. Gagliarda, siete stati sempre sul pezzo. Sì, era la partita che ci aspettavamo, contro una squadra forte. Abbiamo fatto la nostra partita giusta, affrontata con idee, con consapevolezza. Poi abbiamo trovato questo gol nel secondo tempo e ci portiamo a casa questi 3 punti importantissimi. Avete cambiato anche voi modulo perché vi aspettavate che l'Ascoli del nuovo tecnico Ledesma giocasse con questo 3-5-2-3-5-1-1? Ma questo modulo l'avevamo già fatto anche a Perugia, quindi non era nuovo per noi. Siamo venuti qua per fare la nostra partita. Cioè, non sapevamo come potesse giocare l'Ascoli, avendo cambiato il mister da poco. Quindi noi abbiamo fatto la nostra partita ed è andata bene. Siete stati bravissimi soprattutto a vincere tutti i contrasti a centrocampo. Ma era quello che dovevamo fare, perché comunque la partita era sporca, c'erano tanti contrasti, era fondamentale vincere, prendere le seconde palle, e penso che abbiamo fatto quello che dovevamo fare, Avete sofferto solo leggermente a inizio ripresa con l'ingresso di Marsura. ecco. Vero, ma perché comunque loro sono una squadra forte, attrezzata, hanno tanti giocatori individualmente molto bravi, quindi ci sta di soffrire ad Ascoli. Però, ripeto, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e adesso pensiamo alla prossima. Terza vittoria consecutiva, dove può arrivare questo Rimini? Ma noi giochiamo partita dopo partita, non ci siamo posti obiettivi a lungo termine. Sappiamo che siamo in un momento positivo e quindi dobbiamo sfruttare la scia e continuare così contro la spalla. Avete regalato una bella gioia ai vostri tifosi che vi hanno incitato e supportato per tutto l'arco del match. Una grossissima soddisfazione per loro. Cerchiamo sempre di dare il massimo in campo proprio per loro, come abbiamo fatto a Perugia, erano in tanti anche lì e siamo contentissimi.